con il presidente Virilio, il cavalier Merlo e il dottor Everard sarà una fotografia capace di immortalare un momento chiave per la traiettoria di questo rapporto, ma per la storia della nostra provincia. Credo che con l'annuncio di oggi, dal 16 novembre, la provincia di Cuneo sarà un po' meno isolata. Il gap infrastrutturale contro il quale tutti quanti insieme, istituzioni di tutti i colori e di tutti i livelli, e mondo produttivo, i cittadini della provincia di Cuneo, insomma, insieme ci stiamo battendo, questo gap infrastrutturale con questo passaggio un pochino verrà meno. Ci sono ancora delle partite da vincere e le stiamo giocando e le giochiamo per vincere e facciamo conto di portarla a casa nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Credo che questo sia un momento snodo che fa il paio con gli altri due momenti snodo che ho visto in questi ormai 8 anni di vita amministrativa come sindaco e come presidente della provincia. Beh, il primo è stato un momento voluto, perseguito con determinazione da tante persone, Ferruccio Dardanello in testa. La concessione ventennale sembrava un risultato inarrivabile e si arrivò insieme con un altro momento snodo, il momento in cui le istituzioni che fino a 4 anni fa, a quella notte raccontata dal cavalier Merlo, le istituzioni che fino ad allora avevano accompagnato l'aeroporto, Camera di Commercio in testa, a causa di, dal mio punto di vista, discutibili interventi normativi, di fatto sono state messe nell'impossibilità di continuare. Grazie alla reputazione, alla capacità che Ferruccio Dardanello ha costruito negli anni intorno alla sua figura, alla Camera di Commercio e a questo aeroporto, e grazie alla fiducia e alla visionarietà del cavalier Merlo e, mi permetto, della famiglia Merlo, che oggi è anche qui rappresentata, insomma, il territorio non si è arreso e oggi abbiamo la possibilità davvero di avere Cuneo più vicino al mondo e il mondo più vicino a Cuneo. Dobbiamo nei prossimi, già da oggi, tirarci sulle maniche, istituzioni in primis, capire nel limite del poco che le norme ci consentono che cosa possiamo fare, quali interventi possiamo fare. Del lavoro lo si sta già facendo in collaborazione tra la provincia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che oggi è rappresentata qui ai massimi livelli, per cercare di capire come intervenire per sostenere la sicurezza e l'innovazione in questa infrastruttura. Credo che facendo un gioco di squadra col sistema economico che deve credere in questa infrastruttura, col sistema istituzionale che crede e deve continuare a credere in questa infrastruttura, insomma, come oggi si apre una grande opportunità per il nostro territorio e, insomma, da buoni cuneesi, da buoni cittadini della Granda ce la vogliamo giocare e la vogliamo vincere. In bocca al lupo.